Ah, ma sono le 10 meno un quarto. Ho visto proprio fischi per fiasche. Ho visto che erano le 11 meno un quarto. Ok. E allora sì, sereni proprio, sereni proprio. Questo gioco così rilassante, in cui non succedono mai cose tipo boss insopportabili che ti ammazzano in un colpo solo facendoti rifare un'ora di gioco. Eravamo passati all'altra, no? Eravamo tornati da Tizia che era entrata, che aveva finalmente trovato la sua vecchia stanza di quando stava qua. Non ci sono ancora arrivato, zio. Sto facendo la seconda missione del sesto capitolo. L'ultimo boss che ho fatto è stato quello fastidiosissimo che vola lì in giro, lì continuo. Come cacchio si chiamava? E che fa un sacco di fulmini. Jung qualcosa, siamo tutti Jung qualcosa, eh. Questa era la mia camera. Stiamo entrando in camera. Allora, situazione. Allora, tre cure. Ah, questa è quella che ha messa meglio lei, eh. Ok. Abbiamo anche 34 rullini magici là. Ok. 35, anzi. E ci abbiamo tutte le. Io però devo guardarmi ogni volta i simbolini qua per capire che fanno. Allora. Questo è il colpo, questo rallenta e quella viola è quello che ti buffa i danni per tot secondi fondamentalmente. Ok. Ma... Ah, ok, giusto. Avrei dovuto scommetterci. Non mi ricordo assolutamente di averle viste io quelle 5 lì. Oh signore, e mo dove cacchio vado? In giro per le stanze? Spero che sia questo piano. È un tizio che va in galleria. Seguiamo il tizio che va in galleria. Probabilmente è quella la chiave. Però prima vediamo se si può aprire qualche altra stanza. Probabilmente no. Ah, qua ci siamo stati però. O no? No. Stanza nuova. Ah, no, no, questa sì l'abbiamo fatta. Era la stanza dell'altra. Ci siamo stati con lei. Ok. Quello col gioco del 15, diciamo qua, esatto. Era l'altra tizia, era Misaki. Ok. Come stiamo messi a cose blu? 18, potremmo prendere il tempo di carica oppure il Nusmas? No, a 30 questa tutta la vita. L'obiettivo è potenziare i danni sempre. Molto bene. Qua la bambolina l'abbiamo trovata, era tipo dentro al sacchetto, il bidone della spazzatura lì, mi ricordo, il cestino della spazzatura. Ah, c'è una scatola sotto qualcosa, tutto a letto.
Esamina dove? È bellissimo che è molto più comodo muoversi quando c'hai la macchina caricata, aperta, diciamo così, che... Ah, ma questo era chiuso l'altra volta. O sbaglio. Era qua la bamba, no? E sotto cosa? Scusatemi. Non è sotto al letto? O è sotto a quel mobile? Ma non c'è niente là sotto, credo. C'è nessuna scatola. Non saprei se semplicemente non è il momento o se mi sta sfuggendo qualcosa. Bah, proseguiamo. Ora rivediamo quel tizio. La galleria sarebbe? Questa è la galleria. Ci sono qua le 5 tizie che... Sono queste? Sono queste, ok. Nice. Ah, devo fare un'altra foto? Sbocciate tutte, che meraviglia. Eccola qua, la chiave di camera nostra. Mo succede qualcosa, dai. Oh, su, un grande classico. In questa gallery ci deve stare... È quello che credo sia? Fatti una domanda e datti una risposta. Tu l'hai finito Wolong, zio? Scusa, mi sono un attimo distratto. Mi confermi nel caso che non mi manca molto? Allora... Andiamo direttamente là. Andiamo a salvare. Andiamo a salvare. Non salviamo. Mi manca poco, ok. Ah, ecco. Ah, non era fotografabile. Mo' si è aperta questa? Ovviamente. Sta dipingendo sul pavimento, sembra sangue però quello, senza... No, perché sto usando questo per fare ste cazzate, mannaggia. Ho sprecato 5 rullini così, 5 negativi. Oddio mio. Cosa mai potrà andare storto in questa stanza per niente inquietante di un pittore? C'è un dipinto inquietante sul pavimento, una donna in rosso col volto distorto, circondata da molte persone. Ci sarà sicuramente una bambulella qua dentro, eh? Senza manco che controlliamo.
Devo dire che non gli avrei dato 2 lire Exo Prime, ma anche se non è roba che mi ci vedo a giocare, sembrava fatto carino, sembra pensato abbastanza bene. Un po' troppo confusionario a volte, probabilmente perché ci devi prendere la mano. Le visioni prendono controllo del pennello che ho in mano, nera, silenziosa. Io non sono lì, non c'è nessuno, non c'è nulla. La mia memoria è dipinta di nero, e poi quel nero viene ancora, diciamo, scurito, diventa sempre più scuro, e non resta nient'altro che il nero. Le visioni emergono soltanto dalla tela di un nero assoluto. Io brucio la mia memoria e in cambio ricevo le visioni. Sono brillanti e mutevoli come un caleidoscopio. Fissare questi momenti sul posto trapassa la mia tenebra con una luce accecante. Vieni, 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 vieni. Anche qua dice che brucia la sua memoria. Cioè, questo tema che comunque questi affetti da sta sindrome dimenticano chi sono, è comune un po' a tutti. Poi ognuno, a quanto pare, reagisce e interpreta in modo diverso. Quella diventa sadica, questo dipinge quadri orribili, quell'altra non si è capito se tipo ha buttato giù, ha spinto giù un'amica, non so ben capito perché. Maschere. Dove? È un po' Layers of Fear sulla stanza. Dai che ci deve stare la bambola qua dentro. Non facciamo sti scherzi però, Pittore. Pittore, ti voglio parlare mentre dipingo un altare. Qua dentro? Cos'è? La camera da letto questa? La camera da bagno? Eccola là. Chissà che in quella cacchio di stanza con la bara lì dove cavolo sta la bamba. Ieri siamo stati un'ora. Non so così difficile da trovare in genere. Coperta di vernice di vari colori. Siamo sicuri che sia vernice? Carino però il quadro, eh. Inquietantissimo, ma carino. Vari dipinti sembrano combinare dei inquietanti, dei paesaggi, come si dice, un po' inquietanti con motivi di mani e scheletri. Spettrali, ecco, non mi veniva il termine, spettrali. Sta roba cos'è, scusate? Ogni genere di bambole e parte di manichini. Un numero, insomma, infinite, incontabili, innumerevoli teste, ecco, sono sospese da una corda dietro un torso privo di testa. Okay. Acefalo. Ah, ecco, eh. Madonna, è inquietantissimo. Questo è il torso acefalo e dietro ci sono appese le testine, cioè, le capuzzelle, ecco, e le mani qua, le braccia. Vabbè, è il momento di. Veniamo al dunque. C'è uno strano dipinto seduto sul. Mi viene come si chiama il posto dove il coso dove appoggi i quadri. Non è un leggio, no? C'è un termine diverso. Sul, ce l'ho, aspetta, su. Non è il carrello, mi era venuto solo a punta della lingua. Vabbè, non fa niente, ma è il cavalletto, grazie. Non mi veniva, veniva il carrello per qualche motivo. Sembra rappresentare un manichino femminile, con forme femminili. Ah, che sei tutto? Qui sono tutti gli strumenti da pittura, non sembrano che siano stati usati di recente. Ma che c'è tenuto a fare qua dentro io? Ah, c'è un'altra porta in realtà. Che non si aprirà mai, si è aperto. Pittore, mi è stato un piacere. Io andrei a salvare. Prima ancora di entrare in camera mia, che è questa. Sono
Se il gioco non me lo impedisce, io salverei. Buono, non è che da dentro c'è inguattato qualcosa, tipo una bambulella qualcosa, no? Salviamo, salviamo. È qua a sinistra, eh? Senti. Vediamo un po'. Ah? Abbiamo sbloccato dei costumi però. Questo è stranamente, come dire, castigato e diciamo non offensivo al pudore rispetto a questo, per dire. E questo cosa cambia? Scusa, è lo stesso che abbiamo adesso? Ah, è con gli occhiali, ok. Dai, glielo sblocco così, così distinguiamo le due tizie un po' più facilmente. No, direi che il resto sta bene qui. Salviamo. Quindi forse le bamboline a questo servono davvero a sbloccare i costumini. Non corre più veloce assolutamente, no. Quello è proprio un problema, come dire, fisiologico. Bambolina qua dentro, sì, subito entrando. Batte in automatico qualcosa. Questa era la mia stanza. Sì, l'abbiamo capito, l'hai detto più di una volta. Lei suonava il pianoforte, stavo dicendo. Punti, se sembra che è una camera oscura, eh. Ti sei sprecato, figlio mio. Abbiamo un nastro con un'intervista di Ruka, che siamo noi. Così, così, così e così. わからなくなって眠ってるみたいでだんだん声がしてそれはいつからかな昨日かなわからないごめんいろんなものになるってお父さんも言ってたでもお父さんも違う人違う人になったの。わかるもん。そうか。お家に帰れる？もうすぐだよ。お父さんも治るの？すぐに良くなる。お母さんにもすぐ会える。お父さんにも。Quante bugie a ste povere creature? Crescono e gli vanno in giro conciate come stavano conciate prima, in giro per le case infestate. È responsabilità. Allora, qua c'è la bambola, dai, ci metto i soldi. No? Ce li ho persi i soldi? Mannaggia.
un vecchio pianoforte a parete, come si chiamano questi? Per distinguere da quelli a coda. È stato trattato bene perché l'avorio dei tasti è ancora lucido, a quanto pare. Verticale, sì. C'è un piccolo carillon. I carillon fanno sempre male nei giochi horror, sempre. Sempre. Ma carillon. Brutto, brutto carillon. Tra l'altro, cioè, queste texture queste così tutte pixelate ricordano un po' Quake. Questo piacerebbero sicuramente al Maria, comunque. Sono marroni, sono un po' pixelate. Bambolino, dove cacchio stai? Dai, voglio trovare prima quella, voglio trovare prima di proseguire. Beh, controlliamo che ci sia, ma non vedo perché non dovrebbe esserci. Silent Moon, c'era in tutte le altre stanze. Eccola qua, infatti. Succede qualche disturbata spettrale qua dentro. Sicuro come la morte. Dice un oggettino. Non riesco a infilarmici, è più complicato del previsto. Quante ce ne abbiamo di queste? Scusatemi. 15. Potremmo potenziare slow. Perché sai che ti dico? Metti caso che torna un'amica in carrozzella lì. Perché no? Dove avete messo la bambola, maledetti? Dove? Dove ce l'avete inguattata? Sul soffitto, nel lampadario, in questo lampadario. No, aspetta, era un'illusione ottica. Sì. Avrei messo i soldi che stava dentro quel cacchio di mobile lì. Questo, ma abbiamo già controllato abbastanza bene, credo. Non vedo una ceppa. Qua dentro pure sarebbe un posto abbastanza plausibile, ma non ci sta. Qua dietro nemmeno. Ma. Qua? Dal lato del letto. Maledetto. Ok, andiamo di morire adesso, perché deve succedere qua? Io ero qui. Cosa mi è successo qui? Non ricordo. Niente di buono, probabilmente. Oh, abbiamo dato il nostro diario. È da un po' che sono in ospedale. Ho fatto amicizia con le ragazze della mia età e le infermiere sono molto gentili. Ma a volte mi sento comunque triste. Perché papà mi fa mettere le maschere? Le porta anche lui, ma perché devo farlo anch'io? Quando il dottore suona la musica per me, comincia a ricordare delle cose spaventose. Io voglio stare meglio a ricordarle per mamma, ma mi fanno paura. La mia casa, le maschere, il mio papà. Vedo la schiena di papà. Si gira e il resto è leggibile. E la sto indagando, la sta. Ecco, è che il carillon. Non lo sapevo io.
Questa musica, ma funziona ancora? Gli manca un ingranaggio. Come fa a funzionare? Un po' troppo facile. È nell'altra stanza lì dove stavamo prima. Sento puzza di combattimento, quindi indovinate cosa faccio? Lo faccio, ragazzi, lo faccio. Il gioco mi obbliga, mi spinge a fare queste cose laide di andare avanti e indietro a salvare, ma io lo faccio. Per non rifarmi tutto sta manfrina. È colpa mia? Non credo. Tanto più che è vicino. E voilà. E passa la paura. Dietro c'è qualcosa, sto posto è stranamente sospetto, sto paravento appeso, appoggiato qua, no? Scopri come usare l'ingranaggio. Sei da solo, dottore? Niente infermiera a sto giro. Ma non muoiono questi, se ne vanno poi tornano. Mica è l'unico che fa così. Pure la tizia, la tipa in sedia a rotelle è tornata a un certo punto. No, t'avevo preso, che cacchio dici? Fregato, fregato. Ah, mi è scappato il dito qua. Giocata male, ma almeno non siamo morti. Giocata male. Ma quindi questo era il medico di cui parlavamo prima, quello che ci faceva mettere le maschere tutte le... No, in realtà papà ci fa mettere le maschere. Dicevo, scopri come usare l'ingranaggio, cioè abbiamo visto un minuto fa dove serve l'ingranaggio. Non è così difficile, Rukachan. Non funziona, nel posto sbagliato. È un enigma, davvero? No, ma davvero? Ma non mi dire. Qual è il mio scopo però?
Mi sfugge l'obiettivo però il gioco. Ah, devo girare tutte e quattro. Ok. Devo girare tutte e quattro le ruote qua. Credo, eh. Le ruote rosse, dico. Comunque non ci arriviamo così, eh. Lo devo suonare sul piano? Esatto. Questo piano va bene, dobbiamo tornare nella sala da pranzo. No, che palle sta cosa. Certo. No, ho sbagliato. Con le indicazioni così è facile. E lei chi era, mamma? Leggevi lo spartito? No, c'erano scritti i tasti da premere, molto più semplice. Dove mi trovo? Questo posto mi è familiare. Sarà tipo casa tua, cos'è? Questo armadio è decorato con le splendide incisioni di peonie. Ci sono dentro dei kimono da donna. Ok. Da ragazza. Sì. Cosa ho visto? Quello. Il letto con la zanzariera. Oggi stavo giocando in giardino, ho sentito bussare dal luogo di lavoro, tipo al laboratorio forse. Pensavo fosse mio papà. Non vedo papà da tanto tempo. Papà fa sempre le maschere, quindi sarà il laboratorio tipo di mascheraio. Sono triste perché non c'è, non mi abbraccia e non gioca con me. Quando chiedo a mamma quando avrà finito di lavorare, non mi risponde mai. Porta, sì. Abbiamo una mappa? Ruka's bedroom, Yomotsuki Residence. Aspetta, aspetta, dove vai? Dove vai? Abbiamo delle priorità qua, figlio mio. C'è? Sì. Ruka's bedroom. Bra, più una porta e teniamo che fa. Teniamo da cercare una bambola, signore. C'è da cercare una bambola, come canta Francesco Salvi. Che figlio ha fatto Francesco Salvi, tra l'altro? Così. Mi faceva morire Francesco Salvi.
Era troppo avanti per la TV italiana, probabilmente. Non sei tu, banalmente. Ok. La carta cestino se la sono già giocata. Quindi non mi aspetto che stia lì. Ammesso che sia qui e non ci si debba tornare in un altro momento in sta casa, in cui non abbiamo il colorito, il colore seppia applicato un po' a tutto qua. Va più a sinistra di così. Manca una stanza particolarmente complicata, eh. È in giardino, la vediamo dalla finestra. No? No, ma sarebbe bellissimo. Da dentro al kimono per qualche motivo è infilata nel kimono, non si vede neanche niente, tutto nero qua. Boh, finito le sulle assi del soffitto, abbiamo visto più o meno. È al secondo piano questa, no? È chiaramente qua, maledizione. Dove cacchio sta? Dove l'avete inguattata? Già diventa troppo faticosa sta cosa di trovare le bambole, però, eh? Cominciando a sentire la stanchezza. Sotto al piano da questa distanza, sotto là da questa distanza, sotto al letto. Sotto al kotatsu qua. Ok, boh, direi che ci arrendiamo qua, eh. Non vedo bambole. Chi è quello, papà? Maledizione. Mi mettono sempre le finte. Le esche ingannatrici mi mettono. Storage room. Ma c'era pure storage room, mi sa. Mortacci sua. No, forse no. No, ok. No, non è lei. A quanto pare non c'è una bambola lì dentro, quindi. Sayaka? Chi è Sayakamo? Nostra sorella?
Nostra madre, visto che è letale, è una sorella molto maggiore. Ok, era mamma. Oggi ho visto Luca fuori al giardino che si bagnava di luce della luna, diciamo. Sono corsa e l'ho abbracciata, ma non si è manco accorta della mia presenza. Continuava a bofonchiare, la sua espressione era completamente indifferente. Come se non bastasse, ha cominciato a mostrare una certa paura degli specchi. Devo parlare col dottor Haibara prima che sbocci. Insomma, se non intervengo prima possibile, potrebbe essere troppo tardi per lei. C'è qualcosa che volevo darle, ma non penso che possa averlo adesso. Aspetterò finché non starà meglio e potrà di nuovo mostrarmi il suo splendido sorriso. Che mi volevi dare, mamma? Questa che stanza è? Sayaka's room. Bambola tutta la vita. Bambola tutta la vita qua. Ci sono dei piedi di una bambola. Immagino non valga. Una un po' più facile, ma dovete dare però ogni tanto, eh. Ed incarogniti proprio con queste bamboline ultimamente. Che cacchio. Al lato del letto pure questa già fatta, eh. Se la sono già giocata questa. Peccato che non sia questa, sarebbe stato carino che era quella. E c'ho solo i piedi che uscivano da fuori. Vabbè, è ufficiale, non ne troviamo più di bambole, cioè abbiamo deciso che non ne troviamo più. Sono diventate tutte introvabili. Io una inguattata nel kimono me l'aspetto prima o poi. Tipo in una manica o qualcosa del genere. Tipo qua dentro, sarebbe bellissimo. Sì, non lo so, è la seconda di fila che non riesco proprio a capire dove stia. Ma forse da questo lato è letto. Dai, dammi una gioia, non mi ha dato una gioia. Niente gioia per me. Boh. Ha fatto provare le maschere a Ruka di fronte all'altare, diversi tipi di maschere gliel'ha fatto fare. È per questo che Ruka si è ammalata. Gliel'ha fatto apposta. È cambiato. Passa sempre più tempo in laboratorio ogni giorno e quando viene a casa c'è un'aura così pesante intorno a lui. Sento come se le ombre nei suoi occhi si fossero fatte ancora più scure, mentre la strana luce dietro di che nascondevano si è fatta sempre più luminosa e più intensa ogni giorno che passa. Quando mi parla è sempre così impaziente, come se non avesse tempo da perdere, ma non ci dice mai cosa sta inseguendo. Qualsiasi cosa sia, è disposto a sacrificare tutto per ottenerla, persino noi. Cosa lo spinge? A pensarci, il mio cuore. Il cuore che vorrebbe tanto fidarsi di lui trema di paura. Il mio Soyo tornerà un giorno da me quando avrà finito col suo lavoro? No, non tornerà più. È questo di cui mi sono convinta. Non è più il Soyo che conoscevo una volta, è il Soyo di cui mi sono innamorata e con cui ho avuto una figlia. Nostra figlia. Devo portare Luca lontana da lui. E niente bambola però, eh. Niente bambola, sto rosicando però. Sto un po' rosicando. Sto un po' rosicando. Ma questo è apribile, no?
Ripeto, a meno che non ci si torni qua, che ne so, in un'altra situazione meno onirica. E quindi poi la puoi trovare lì, ma non mi pare. Mi pare improbabile, onestamente. Bello il giardino interno, bella casa. Mi sembrava un tavolino con qualcosa Sì, c'era il tavolino, ma non c'era nessuna bamba, però l'ho guardato per un'ora il tavolino. Se ho capito quale dici. Muovete, fate torno indietro, torniamo indietro. C'erano diversi tavolini, tipo. O comodini, o quello che era, insomma. Però non è che te la poggiano sul comodino, diciamo. Sarebbe troppo facile. Dove cacchio era l'ingresso? Sotto al tavolino. Sì, ma quale? Questo dici? È anche l'unico in effetti. E non ci abbiamo guardato, scusami, là sotto. Tutto di così non si può manco guardare. Provo ad arretrare, no, è finito. Due lembi di stoffa. Se quel tavolino lì non è, cioè, questo specchiera qua. C'è un cuscino. Il kimono appeso l'abbiamo guardato tutti, l'ho pure guardato nelle maniche, non sta niente. L'ho detto proprio, mi aspetto che si aprino poi dentro un kimono, una delle bambole, però non sta niente. Boh, questa mi perplime non poco. Mi lascia perplesso, anzi. Sono andato troppo avanti? No, era questa la porta di prima. Una maschera nell'altare. Ah, questo è l'altare di cui parlava la mamma. In cui il papà faceva provare le maschere a lei. L'armadio è chiuso, le trapunte all'interno sono crollate, sono cadute e hanno bloccato la porta. Quindi sono pesanti queste trapunte. Qua dentro ci sarà una bambolina pure qua. Ma no, ho preso al volo. Ah, e questa è la scena che diceva la mamma prima, di noi che guardiamo la luna. Carino. No, era maschera. Ci ho belivato. Ci ho creduto. Un'altra volta come sti stronzi. Messa apposta questa, ti credo. L'ho messa apposta. Maledetti.
Altro kimono. Questa come si chiama sta stanza? Room overlooking core, quindi la stanza che dà sul cortile. Ce n'è una in ogni cacchio di stanza, non ne riusciamo a trovare una però. Nel cassetto, dai, fammi il suo favore. Nel cassetto, no, troppo facile. In quest'altro cassetto, nemmeno. E che cazzo? Però come, cioè, se non ne troviamo nemmeno uno, comincio a pensare che non si possano trovare in questo frangente. Che pure questa non è lei. Quindi o non si possono trovare adesso e ci torniamo. O sono scarso io e non riesco più a trovarle. Però tre stanze di fila, che cazzo? Voglio dire. Cos'è questo? È una foto del padre. Ah, il padre pure c'aveva l'effetto sbocciamento. Ah, ok, perfetto. Vabbè, dai, ci torniamo. Non abbiamo comunque potuto vedere tutte le stanze. Oddio, cos'è che... Mamma, sei bella, però non mi fa sti spaventoni, eh. Cos'è che sbatte? Chi è che sbatte le porte? Ah beh, era già di prima così che faceva. Qui ce ne andiamo? Abbiamo vinto qua dentro? Non ho obiettivi. No. Mi sfugge qualcosa. Devo andare dove stava mamma. Chiave. Ma non guarda sotto al letto non si guarda mai sotto al letto negli horror. Ok, è un cassetto con dei libri. Scopri come usare la chiave col motivo a fiore. Oggi è il giorno del festival, posso mettermi la maschera e guardare la danza. Non vedo l'ora di andare a vederla insieme agli altri, ma non voglio dimenticare le cose come capita quando metto le altre maschere. La mia malattia mi fa guardare le cose che fa sparire le cose che ricordo. Fa andare via le persone che non posso più incontrare, le persone che sono morte. Papà se ne sta andando. Quando provo a ricordarmelo, ho paura. Ma se non ricordo, se non mi ricordo di lui se ne andrà. Il papà nella mia testa morirà. Ho paura di ricordare, ma non te ne andare. C'è una maschera. Era troppo banale il bacio sotto al letto, vedi? È la maschera che metteva lei questa? Thank you.
Sorella? La sorella non era la bambina, era l'altra. Hai detto è fatta fra sorella, ma parlava con l'altra. Il giorno del festival, no, il giorno in cui mi hanno rapita, non riesco a respirare. Quando mi hanno rapita, cosa mi hanno fatto? La piccola chiave col motivo a fiori. Avevamo qualcosa da aprire, noi. Buonasera, Anna Farron, buonasera. Ci avevamo da aprire qualcosa, no? Una scatola, una cosa, un... il carry-on forse? No, ok. Quindi me ne posso andare? Tanto il gioco se non ti fa uscire vuol dire che dobbiamo fare qualcosa qua dentro. Se mi fa uscire vuol dire che posso uscire. Posso uscire. Farei una salvatina così. Che è un po' che non salviamo. Cos'è, ragazzo? Un istante è durato. Sto più avanti di te, sto cercando di finirlo in tempo per Resident Evil 4, eh. Che quello voglia di giocarlo subito e non... S'accavallano già troppe cose come sto messo adesso, quindi... E questo? È nuovo? Sono appunti dell'infermiera. Sulla clinica è caduta una pesante atmosfera. Membri del personale morti, pazienti scomparsi. Un'improvvisa ondata di tristezza. Io penso che da quel giorno in particolare, insomma, il comportamento dei pazienti è diventato sempre più strano. Le infermiere e i pazienti sono schiacciati da questa malinconia, anche melancolia, vabbè. Provo a distarmi concentrandomi sul lavoro. Sto quindi sostituendo l'infermiera a tono da quando è morta e quindi sorveglio il terzo piano finché non troveranno un sostituto. Non ho nemmeno il tempo, insomma, di prendere il suo posto, che ho sentito con una paziente, immagino dice sia femminile, se n'è andata una delle ragazze che era stata rapita. Stavo mettendo in ordine la sua stanza quando ho trovato un diario che apparteneva a sua madre. Entrambe lasceranno l'isola. Ah, quando la madre ha detto me la porto via dal padre? Quindi dubito che verrà qualcuno a prenderselo prima, insomma, in tempi brevi. Quest'isola contiene molti ricordi dolorosi per loro, ma non importa cosa accade, sarà sempre casa loro. Un giorno potrebbero tornare, lo terrò al sicuro finché non faranno, lo faranno. Sembravi una brava infermiera. Non mi fa ste cose. Ma c'era una bamba dietro una foto. Quale foto però? Di che stiamo parlando, Antoppi? Una foto del corridoio, dici? Non credo ci siano bambole nei corridoi. Qua dici? Salverei però, cioè, vorrei che succeda qualcosa nel momento peggiore. Non pendo manco l'oggetto nell'infermeria qua, perché sennò mi scatta il combattimento. Salvo prima. Ok. E ora possiamo fare. È talmente vicino che, capito, mi sento manco troppo in colpo. Sei il diario di mamma? Ma ah, la chiave era per aprire il diario? Vabbè, quindi era un finto enigma questo. Mi dispiace, Ruka, non penso di potercela fare più. Quando il detective mi ha detto di come ti aveva trovata, tutto ciò in cui ho creduto si è andato in frantumi. Diceva che nella grotta sotterranea dove sei stata trovata. Che questa grotta sotterranea dove si era trovata era collegata all'ascensore della clinica Aibara. Questo l'abbiamo scoperto col tizio con la torcia. Ma se no, noi passiamo di nuovo a lui. Ho chiesto al dottor Aibara di ricoverarti in quella clinica per farti stare meglio. Ora mi rendo conto che è stato uno sbaglio. 12 pagine?
E quando ho saputo dei vestiti che stavi indossando quando li hanno trovata e dello stato di quella grotta, non sopporto di pensare che lui fosse coinvolto in tutto questo. Se lui ci ha avuto a che fare, potrebbe non esistere nessun posto in cui siamo al sicuro, dove possiamo essere in pace. Ho chiesto al signor Kirishima di portarmi nel posto in cui ti hanno trovata, nel passaggio di collegamento di Rogetsu Hall, e poi lungo, come dire, e poi giù sotto la clinica. L'ascensore non ha nemmeno un pulsante. Ma è anche più semplice, beh, persino, insomma, più sotto del primo piano sotterraneo. Il posto era quello. I lavori di espansione sono stati abbandonati quando insomma, sono sfociati nel vecchio passaggio primigenio, direttamente sotto il pozzo della luna, insomma, del bagliore lunare. L'unica luce in questo posto buio, in quel posto buio, era il sottile raggio di luna che veniva dal pozzo. La mia pelle, insomma, mi è venuta la pelle d'oca, non riuscivo a smettere di tremare. Sono stata lì, ho pianto, mi sono... Cosa ti è successo? Cosa potrebbe esserti successo per distruggere la tua mente in quel modo? Il signor Katagiri mi dice che, sebbene i tuoi ricordi sono perduti, te è fortunata a essere ancora viva. Dice che la cosa più importante è aiutarti a riprendere un minimo di controllo su quello che resta della tua mente. Mi ha detto anche, se avrai modo di riposare e fare una convalescenza lenta, potrai tornare ad avere una vita normale un giorno. Ma non devi provare a ricordare le cose che sono successe prima che tu perdessi la memoria. Se ti sforzerai troppo di farlo, la tua mente potrebbe spezzarsi di nuovo, potresti persino sbocciare. So che è difficile per te avere perso questi ricordi insostituibili, ma devo assicurarmi che tu non provi a ricordare. Devo guardare al futuro, devo tenerti stretto la mano nella mia e andare avanti. Da oggi in poi voglio solo creare ricordi belli. Peccato che siamo tornati qua apposta e abbiamo rovinato tutto. Cerca sotto la clinica Ibara. Come ci arriva la clinica Ibara, però? Scusami, Ciccio. Con l'ascensore ci arriviamo? Buonasera Elmo, ben trovato. Quindi? Com'è andata col gioco dei dinosauri? È meglio di quello che pensassi. Non è una roba che giocherei mai nella vita, in questo periodo soprattutto. Però è più curato di quanto pensassi, secondo me. È un po' una mulina quando ci giochi, però le corazze sono fighe, sono animate bene, sono tutte diverse. E i dinosauri pure sono tanti, sono fatti bene. C'ha un bel flow la partita, sono piuttosto brevi. Però poi la gente brava che già c'era ci ha fatto un po' il culo, diciamo. Mettiamola così. E cacciafallo, scusami, che qua non posso fare granché. E PvP, cioè, fondamentalmente ci sono due squadre che fanno le stesse cose in contemporanea. Quindi il gioco ti dà degli obiettivi uno dopo l'altro. Tipo, ammazza tutti questi dinosauri che lui ti evoca, no? E lo fanno anche l'altra squadra in contemporanea. E quella che finisce tutti gli obiettivi prima ha un vantaggio in genere nell'ultima fase finale. Che poi è sempre diversa, ne abbiamo viste tre diverse. Una era la tipica trasporta al carretto tipo Team Fortress, ok? O Overwatch per dirti. Un altro era. C'era sto martello che devi caricare picchiando i dinosauri e poi devi sfondare degli ostacoli, devi rompere degli ostacoli uno dopo l'altro con sto martello. E l'altra era che devi raccogliere una serie di oggetti in giro per la mappa. Però se muori li perdi, credo. E quindi lì c'è lo scontro pure con l'altra squadra. Per cui l'altra squadra non la vedi.
non la incontri, anzi, finché non arrivi a quella parte finale. Per il resto, lui ti dice soltanto chi è in vantaggio dei due. Quando finisci un obiettivo, dice se è stato più lento, se è stato più veloce. E vedi i fantasmini rossi degli altri giocatori, che ti fa capire più o meno se stanno un po' più avanti di te e quanto stanno più avanti di te. Non ho la minima idea di cosa debba fare adesso. Cerca sotto l'Aibara Infirmary. Ma ci si arrivava da qua l'Aibara Infirmary? E questo non capisco. Ci dovrebbe essere un passaggio sotterraneo, no? Devo andarmene banalmente, devo uscire dalla clinica. Non da qua. Quindi pigliamo l'ascensore, effettivamente. Ma nessun fantasma in ascensore, mi pare strano, eh. È un grande classico. Ah, ok. È un combattimento, non dobbiamo scappare? Oh merda. Ok, è invulnerabile. Tipo uno scudo che la protegge. Devo aspettare che attacchi lei. Potevo semplicemente scappare, non capisco. L'abbiamo salvato un secondo fa, quindi non ho troppi problemi morali. Non piglia danni però. Si interrompe per un istante ma non piglia danni. Non ne fa nemmeno però, è strano. E provo ad andarmene. Ma dove cacchio sto andando qua? Ah, ok, quindi bisogna semplicemente scappare. Non benissimo. Ma come me ne vado da sto posto? Ok, da qua. Strano. Devo essere onesto come incontro questo, strano. Che solitamente. O devi scappare proprio. Ho lisciato la porta. Madonna, i controlli di sta cosa. Tizie. Con la scopa infilata dove sappiamo. Che non ce ne possiamo andare. Com'è fatto a sto posto? Devo capire. Allora, Aibara Infirmary. Ok. Come ci vado?
Non ho mica capito come ci vado. È collegato col sottopassaggio della clinica, dice, no? Quindi devo scendere qua? Devo scendere nel... Dov'è che stava il... qua. Devo andare piano di sotto da qua. È l'unica cosa che mi viene in mente. È sottoscala di sotto lì, in qualche modo. Ecco che sottoscala di sopra sarebbe un po', come si dice, contraddittorio, ecco. Ma questa? Non sapere, a fine gioco si apre questo. Ah, eccoci, ok. E questo è sotto però. È nel sottoscala dove c'è la macchina, gli ingranaggi, gli interruttori per accendere l'ascensore, eh? Eh sì. Mi stavo andando bene, dai. Sono meno scemo di quanto si pensi. Salvelino. Allora, fammi fare un attimo appunto la situazione. Come stiamo qua? Sempre così. Comprerei dei rullini se si può. Ho sbloccato nuovi costumi, no, perché non abbiamo trovato altre mazze, altre bamboline. Salviamo. Come fa lo scherzone, lo sento. 15 con salute. Possiamo mettere, potenziare quella rallentante, sì. E risalvo pure a sto punto, se no sta roba non la prendo. Ah, non salvi in automatico finché non esci dalla stanza, praticamente, vabbè. O ti allontani abbastanza. Comunque lei è la protagonista principale, chiaramente, gli altri capitoli degli altri durano di meno. Durano molto. Donna passeggiante, ma non passeggiatrice, sono due cose diverse. È questa stanza, sì. Da cui veniva lei, tra l'altro. Non è un buon segno. Eccola. Ovviamente. Quindi mo torniamo finalmente a quella porta gigante lì, che dall'inizio del gioco che non apriamo. E lo so, figlia mia, sono brutti i turni di notte. Non ti dico che no. Questo è un oggetto oggettibile? No, questo sì però. No, 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 non volevo aprire la porta. Fa brava, fai la brava.
Esatto, volevo prendere questo. Ma che strazio! Va bene qua. Ok. Porca vacca. Quello che non ho capito è se queste pile sono cumulative da tutti i personaggi, anche se i potenziamenti non lo sono. Perché... Ma che è stato? Ma guarda una cessa! Maledetta! Cacchio, no, non morire, cazzo! Tempismo di questo è tosto perché non puoi arretrare, c'è troppo spazio, tra le spalle c'è la roba alle spalle. Quindi il tempismo per fargli la... il colpo critico lì è... Niente, non c'è margine di muoversi. Detto cazzo di buco nel pavimento che ti impedisce di muoverti. Sto buco maledetto. Ogni stanza c'ha i suoi ostacoli assurdi per non farti... Ah, gli appunti dell'infermiera. Oggi nessuna novità. Continua a dormire. È questo che mi spaventa. Come fa a essere viva in quello stato? Ho dato un'occhiata all'onda, come dire, cerebrale e al battito cardiaco sulla scrivania del dottore. So che è viva dietro quella porta, ma guardando queste cifre non sembra vero. Insomma, non è possibile che sia così. Eppure questa sensazione che si sveglierà un giorno mi infastidisce. Come infermiera so che dovrei essere contenta quando una paziente si riprende. Eppure il mio cuore trema di paura. Paura che quando aprirà gli occhi, aprirà quella porta e il mondo che conosco mi crollerà addosso. Questa che faceva, bro? L'avevamo trovata con l'altra tipa, mi sbaglio. Ah no. Oh Gesù. Ma davvero? Usa tutti i punti spirito disponibili per fare un colpo ultrapotente. Ma che vuol dire tutti i punti di spirito disponibili? Mica quelli che spendi. Quali sono i punti spirito allora? Ah, forse quella barra che si riempie sotto la... Sotto le lenti. Ok, sarà quello. O quei pallini là. Ok, no, come non detto. Mi sembrava assurdo che fossero i punti. Questo spiega pure quel potenziamento che dice aumenta il limite massimo di punti spirito che puoi avere. Non avrebbe senso che aumentasse la cifra massima di punti da spendere. Ok, no, mi ero fatto un film sbagliato. Scommetto che mo cambierà personaggio, eh. Arriviamo a quella porta lì e passiamo al tizio con la torcia, credo, secondo me.
lucine che prendi. Quello è il punteggio, vanno a giocare il punteggio, ma quelli non è che li accumuli. Cioè, quelli che accumuli lì non sono quelli che spendi quando usi le abilità, però. Altrimenti non avrebbe senso. Che fa? Mi toglio tutti i 227.000 punti che ho fatto in tutto il gioco? In un solo colpo? Credo sia piuttosto quelli che carichi facendo. Che ti permettono poi di utilizzare le lenti. Avrebbe molto più senso. Perché vedi, quelli sono i photo points. Sono i punti foto quelli che fai quando scatti le foto ai fantasmi. Quindi gli spirit points sono per forza quelli là. Beh, dai, dopo tipo 10 ore di gioco apriamo sta porta. Exhibition Corridor. Abbiamo bamboline? Ovviamente abbiamo bamboline. Ce n'è una in ogni cazzo di stanza. Letteralmente una in ogni cacchio di stanza. Questa la troviamo però, che cacchio. Ne abbiamo fallite troppe di fila, signori miei. Questa va trovata. Nella bacheca qua. Mi sta riempendo di potenziamenti. È un bruttissimo segno, lo sapete, vero? È un pessimo segno. A parte che può essere pure là sotto, immagino. Maschera ovunque. Bamboline nascoste? No. Ma chi cacchio siete? Oh, c'hanno quelle cose in testa lì. Pare mai più, vabbè che sei morto, eh. Ok, ben giocata, però basta, no? Dico, qua sotto conta ancora come quella stanza. No, è fine qua. Entrando nel corridoio cambia nome.
immagino, giusto? Questo diventa, no, ancora Exhibition Corridor. Allora può stare pure qua, bambolino. Tanto cammini molto più veloce quando c'hai la macchina fotografica. Per certi versi così, eh. Ho almeno la sensazione che si muovano un po' più in fretta. Ste maledette. Cioè, questa è grossa sta strada, è complicato trovarla a bambolina, eh. Orribile mascherone. Se non trovo manco questo, comincio a sclerare, eh. Tipo la quarta di fila che non troviamo, eh. O più semplicemente smetto di cercarle. Il gioco è bello quando dura poco. Scocciante perché è una stanza enorme questa. Dobbiamo ancora guardarcelo normalmente sto corridoio, eh. Va tutto il giro così con la macchina fotografica appizzata. Vabbè, basta, mi sono scocciato. Non le troviamo ste bamboline. È diventato troppo complicato è diventato. Qui con cima. Hai cercato apposta per me? Me lo puoi dire se lo sai, eh? Non sono così fiscale con sti giochi, diciamo, in generale. Certo, mi sarebbe piaciuto trovarla io, però. Se lo sai davvero, butta un indizio. Facciamo un pesce. Maschera della Kagura. Ok. Zitti tutti che ce l'ho forse. No? No, ma io che flash! Avevo visto una roba bianca, sembrava un po' una bambolina. Fuori dalla finestra. Ma no, dai, l'ho provate tutte le finestre. Una volta che non lo faccio sta qua davvero? Ma non vale però, devi dire. Non conta stanza però questo gioco. Mi sento ingannato. Però minchia, quanto è vero di Dio, ho cercato fuori la finestra un sacco di volte. E quindi questa per forza deve essere, scusate. Eccola là. Oh, per una volta che non ci penso, maledetti tutti. Vabbè, però almeno abbiamo sta conferma che può essere fuori alla finestra. Quindi magari in un paio di altri casi potrebbe essere la stessa cosa, eh. Ah, siamo arrivati. Ah, era questo corridoio. Fine capitolo? No, ancora no. Salviamo e stacchiamo. Ornitorinco, sì, vabbè, i giochi seri, diciamo, eh.
La parola d'ordine di Zelda sì, era ornitorinco. Che bei ricordi. Allora, qual è il mio scopo però adesso che siamo qui nella clinica di Sarcazzo? Devo cercare sotto la clinica. Mi conviene infilarmi in posti inutili. Tipo ufficio del medico. Ah, qua abbiamo trovato la bambola però. Che vorrei anche tipo staccare adesso. Comincio a essere un po' stanchino. Ah no, Director's Office, non Doctor's. Non l'abbiamo trovata, l'abbiamo. Sì, l'abbiamo trovata, eccola qua. Qui ce ne andiamo. Andiamo a salvarla, se me lo fa fare. Dovrebbe essere qua la scala. Quindi passeremo al tizio con la torcia, dai, sono sempre più convinto. Ne sono sempre più convinto. Telefonata? Squillo il telefono? Ogni volta che veniamo qua squilla il telefono. No? Va bene così, allora dai. Bella gente, domani sera se tutto va bene, invece vi beccare System Shock se vi interessa. Ormai ce lo stiamo giocando, siamo arrivati nel livello horror, che è quello. Quel livello tutto buio con i mostri invisibili che ti sparano da lontano è il livello più horror del gioco, se non ricordo male. Quindi vediamo di sopravvivere, dai. Nel mentre, buonanotte, grazie sempre per la compagnia e alla prossima.